Danilo Iannascoli è un Pescara volenteroso, a punto poco in attacco, soprattutto nel secondo tempo dopo aver preso i due gol. Però la Lazio non è che abbia fatto più di tanto, due tiri da lontano, comunque è arrivata questa ennesima sconfitta purtroppo. Sì, purtroppo il risultato è negativo, però c'è stata una buona prestazione della squadra. Alcuni giocatori soprattutto secondo me hanno giocato una buona partita. La squadra era ben messa tatticamente, poi siamo andati sotto per due grandi gol, due spunti personali. Almeno il primo gol è stato, secondo me, veramente merito soltanto del difensore, che si è inventato un gran tiro imparabile. Sul secondo gol c'è stato un errore da parte della squadra, perché ha lasciato troppo spazio al giocatore della Lazio, che è partito dalla sua metà campo, è arrivato fino al limite dell'area, ha potuto caricare il tiro e poi anche lì un gran tiro. Però lì forse c'è un errore nostro sul primo merito del giocatore della Lazio. Rimane il fatto che però nel secondo tempo il Pescara non abbia tirato in porta praticamente, no? Sì, un predominio sterile. È chiaro che è mancato qualcosa lì davanti. Oggi il problema è stato quello, sia prima Bruscato e poi soprattutto Caraglio, non hanno punto per niente e ci è mancato quell'ultimo passaggio. Però ripartiamo almeno da quello di buono che si è visto, soprattutto tatticamente. La squadra, secondo me, ha disputato una buona partita, hanno girato bene la palla, al secondo tempo hanno anche pressato abbastanza bene, infatti la Lazio ha fatto anche degli errori e questo vuol dire che la strada è quella giusta. Adesso è chiaro che c'è queste tre partite di seguito, devi cercare assolutamente di fare più punti possibili, perché altrimenti si fa veramente dura. Però bisogna crederci, bisogna credere nell'inserimento di alcuni giocatori reduci da infortuni. Avevamo diversi giocatori fuori e quelli che sono andati in campo comunque hanno dato veramente tutto. Ripartiamo da lì e giochiamocela in queste partite, stringiamoci attorno a questa squadra. C'è ancora qualche possibilità e ce la vogliamo giocare fino alla fine. Ecco Radu, ci voleva un tuo gran tiro per sbloccare una partita che comunque fino a quel momento era equilibrata, no? Sì, è stata una partita equilibrata, perché loro sono messi con 10 uomini lì dietro. È difficile per tutte le squadre di giocare in questa maniera, di fare gol quando la squadra avversaria si mette a difendere con tutta la squadra. Siete tornati a far punti anche in campionato, bottino pieno, dopo circa un mese e mezzo, no? Sì, anche contro il Napoli abbiamo perso veramente due punti, ma abbiamo fatto una bella prestazione. Senti, come hai visto il Pescara? Secondo tempo bene, primo tempo abbiamo accelerato noi e abbiamo fatto noi. Pelizzoli, allora Ivan, intanto ti aspettavi di giocare qui all'Olimpico di Roma, uno stadio che tu conosci bene? No, non me l'aspettavo. C'è stato comunicata stamattina la formazione, solo stamattina ho saputo la formazione che avrei giocato. Un pizzico di emozione in più per te? Ma non ti nascondo, all'inizio sì, un po' di emozione nel riscaldamento, poi dopo tutto è passato e abbiamo pensato solo alla partita. Un Pescara che per una mezz'ora, 28 minuti, fino a quando c'è stato quel gran tiro di Radu, ha tenuto molto bene il campo, anche perché la Lazio insomma non sembrava così pericolosa, però quel tiro è stato davvero imparabile, anche il secondo per la verità. Sì, sono stati due grandi tiri, però noi siamo stati in partita dall'inizio alla fine. Abbiamo secondo me fatto una buona prestazione e dobbiamo crederci, dobbiamo ripartire dalla prestazione di stasera. Dobbiamo giocare così anche in casa. Visto che li hai subiti, è stato più bello il primo o il secondo gol? Ma tutte e due. Però rimane un po' di rammarico, perché hanno fatto questi due gol, due jolly diciamo, e poi non hanno fatto più nient'altro la Lazio. Ecco, fatto sta che però il Pescara nel secondo tempo non ha fatto granché per cercare di mettere in imbarazzo questa Lazio.
No, abbiamo provato un po' con le ripartenze, però era difficile perché loro dietro erano molto, molto quadrati e pronti con i loro difensori. E poi dovevamo stare attenti soprattutto alle loro ripartenze con i due esterni. Diciamo, secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita. Bisogna crederci, è giusto così, certo che insomma sì, dovete crederci, una giornata è passata e il Pescara rimane lì, però insomma ci sono altre partite, soprattutto le prossime a partire da quella in casa contro l'Udinese. Sì, dobbiamo crederci e dobbiamo crederci soprattutto in casa, avere un pizzico di coraggio in più perché a volte magari siamo un po' troppo chiusi dietro e già da domenica dobbiamo far vedere che in casa nostra è difficile. Ecco, che cosa rimane di positivo di questa sera secondo te? Ma di positivo la prestazione e di negativo il risultato. Lazio ha dimostrato sicurezza, certezza di controllo della gara fin dall'inizio, anche se con un approccio molto più morbido rispetto magari a alcune partite come quella col Napoli. Senti, torniamo alla partita, un'analisi di questa partita, un giudizio e anche un giudizio sul Pescara. Eh? Un giudizio della partita e un giudizio su Pescara? Ma giudizio della partita è sicuramente una partita tranquilla dove la Lazio non ha avuto mai problemi d'animo, ha controllato con tranquillità la partita e forse avendo talvolta pure esagerato nell'atteggiamento, come dire, di sicurezza, no? Pescara è una squadra che fraseggia e forse ha giocato con un modulo sicuramente difensivo e quindi non è riuscito a concretizzare quelle poche azioni che ha fatto perché poco peso in avanti, quasi nulla. Beh, ha giocato chiaramente più contenendo che attaccando. Anche la Lazio, insomma, non ha giocato, non ha spinto sull'acceleratore, insomma, non ha messo in campo una squadra offensiva, ha messo in campo una squadra cui schema viene utilizzato soprattutto con squadre di altissimo spessore che possono dare, quindi che obbligano anche i determinati contenimenti e delle ripartenze. Quindi abbiamo avuto chiaramente un risultato per quei due missili che sono stati lanciati, che sono stati veramente dei missili incredibili da parte di Rado e da parte di Lulic, ma insomma senza fare una partita che la Lazio ha vinto senza grossi problemi. Presidente, Kozak e Floccari erano davvero inarrivabili per il Pescara? Ma cioè, non è proprio arrivabile, noi l'abbiamo venduti, quindi l'abbiamo venduti perché ci servono, quindi giocano con noi, quindi non è il giocatore, non si tratta di essere arrivabile, si tratta di giocatori che stanno sul mercato, non stanno sul mercato. E non stanno sul mercato, quindi non sono stati inarrivabili perché non sono stati messi sul mercato.